Buongiorno dalla sala stampa del Partenio Lombardi, doppia conferenza, siamo in fase di preparazione, come potete vedere, Giuseppe Carriero, Gabriele Bernardotto che ha trovato il gol nell'ultima gara, quella in casa del Bisceglie mercoledì, però ci proiettiamo già verso quella di domenica contro il Palermo, un vero e proprio big match. E allora il primo è Carriero, perfetto, buongiorno Giuseppe. Allora, ci sono due idee diverse, diciamo, tra i tifosi in città. Una è quella, premesso che comunque si doveva forse cogliere l'occasione della pareggio del Bari, una è quella che va bene anche il punto su un campo difficile, l'altro è che sa quasi di sconfitta, insomma, questo pareggio. Voi nello spogliatoio che idee avete? Ma io penso che per tenere alto il morale bisogna pensare positivo. Sicuramente siamo rammaricati del fatto che non si sia sfruttata un'occasione del genere, però comunque il campionato è lungo, mancano ancora più di 15 giornate, c'è ancora tempo per diminuire il gap che c'è tra noi e il Bari, ma soprattutto dobbiamo consolidare la posizione che abbiamo in questo momento, perché non è scontata. Se quando sono arrivato si pensava che il terzo posto fosse già tanto, adesso dobbiamo essere anche molto equilibrati a pensare che comunque stiamo facendo un buon percorso, e nonostante il pareggio di Bisceglie io penso che ce ne andiamo da un campo difficile con un buon punto, ecco. Facciamo prima un giro di domande a Peppe Carriero e poi passiamo a Bernardotto. Ok, sì, insomma, giustissimo quello che lei osservava. Diciamo però che proprio per rimanere sulla linea di una condizione ottimale per continuare il vostro percorso positivo, come diceva lei, c'è un esame importantissimo domenica con il Bari, che guarda caso è quella squadra che poi è riuscita, con il Palermo, chiedo scusa, che poi è quella squadra che è riuscita a frenare la capolista, che quindi insomma è un esame importantissimo. Come no, ma purtroppo in questo campionato non ci sono né partite facili né partite difficili, sono secondo me tutte sulla stessa lunghezza, perché comunque se magari una squadra sulla carta è inferiore trovi il gap del campo, di altre situazioni. Sicuramente andiamo a affrontare una squadra che è in salute, che ha un grande organico, che anche sul mercato di gennaio ha fatto dei bei movimenti, e sicuramente sarà una partita impegnativa. Veniamo anche da due turni in una settimana, questo sarà il terzo, quindi bisognerà fare sicuramente una partita intelligente e organizzata per cercare di strappare anche lì un risultato positivo. Ciao Giuseppe, mi dispiace che non c'è Braglia qui, perché avrei voluto fare a lui la domanda, giustamente è una domanda che bisogna fare al tecnico, atteso che insomma la mancata vittoria di Bisceglie a mio avviso discende anche dal fatto che la squadra è stata in qualche modo troppo soggetta al turnover, quindi è stata in qualche modo stravolta. Si dice che nel calcio squadra che vince non si tocca, e lui purtroppo Braglia l'ha toccata, e come se l'ha toccata. Da questo punto di vista, insomma, ti chiedo un parere: meglio il turnover o la squadra appunto che vince non bisogna toccarla? Ma guarda, come dici giustamente tu, sono domande da fare al tecnico. Io mi limito a entrare in campo quando vengo chiamato in causa e a fare il mio. Sicuramente quando hai un turno infrasettimanale un po' di fiato, soprattutto a giocatori che hanno giocato tanto in questa stagione, che anche in un momento difficile che hanno passato nella prima parte della stagione non sono riusciti magari a riposare o avere un po' di pausa, poteva essere utile anche in vista per i prossimi incontri. Poi, se poi devo dirla tutta, chi ha preso il posto di chi secondo voi è la squadra titolare, non penso abbia fatto da meno, ecco.
Giuseppe, buongiorno. Marco Festa, 696 TV 8 Channel, 8pagine.it. Innanzitutto, buongiorno. Complimenti per il tuo impatto sulla realtà. I tifosi ti apprezzano molto. In realtà, proprio quello che stai facendo in campo fa sì che sia realmente meritato. Volevo chiederti se senti questo calore dei tifosi, e poi se ci racconti un po', visto che è la prima volta che ci incontriamo, com'è nata questa trattativa con l'Avellino, che ha investito molto su di te con 2 anni e mezzo di contratto. No, sicuramente il calore dei tifosi, se non come è la normalità, si fa sentire uguale attraverso i social, attraverso qualche articolo di giornale che mi viene girato, comunque si manifesta in maniera positiva e li ringrazio, sono contento, sicuramente mi fa piacere. Poi per la trattativa di mercato è stata veramente veloce, semplice, diciamo che appena arrivata la chiamata io ho dato il via libera. E in un giro di un paio di giorni abbiamo chiuso la trattativa in maniera molto veloce. Buongiorno, la domanda potrebbe essere per entrambi, la faccio insomma a te per brevità. Mi chiedevo quanto sentite la pressione di dover raggiungere il Bari e se questa pressione è più negativa o positiva, nel senso che probabilmente il pareggio della scorsa settimana è frutto anche di un po' di nervosismo di impatto negativo con il campo. Ma io parlo personalmente, poi siamo più di 20 giocatori, ognuno la pensa a modo suo. Io non sento nessun tipo di pressione, io vado in campo la domenica pensando di doverle vincere tutte, perché quello che questa squadra può fare è all'organico per farlo. Poi ci sono domeniche che riesci, domeniche che magari hai più difficoltà. Sicuramente in un campo come quello di Bisceglie le difficoltà erano alte, perché quando incontri una squadra che si chiude, quando incontri 10 giocatori, 11 compreso portiere, negli ultimi 25 metri della propria metà campo, e per far muovere una linea di 10 giocatori sotto la linea hai bisogno di un giro palla veloce, il campo non te lo permette, sicuramente va incontro a delle difficoltà. Nonostante questo siamo stati puniti nell'unica circostanza di disattenzione e magari potevamo sfruttare meglio altre occasioni, quindi io penso che in fin dei conti l'approccio alla partita e come l'abbiamo gestita sia stata in maniera positiva. Ecco. Ciao Giuseppe, stai aggiustando la mira, perché piano piano ti stai avvicinando a quel gol che insomma tu hai nelle corde, questo tiro dalla distanza, piano piano il mirino sta arrivando al posto giusto. Non voglio dire che ti manca, però sicuramente sarebbe bello finalmente il tuo primo gol in maglia bianco-verde. No, sicuramente ci provo ogni domenica a centrare lo specchio per sbloccarmi. Non vivo con l'ossessione del gol, sicuramente preferisco magari una bella vittoria, poi se arriva la vittoria e il gol sono ancora più contento. Avvicendiamo un attimo i due ragazzi. Gabri, prendi la postazione centrale. Buongiorno Gabriele. Buongiorno. Hai trovato un gol molto, molto importante. Ti chiedo quali sono state le difficoltà per te, della squadra, abbiamo detto, su quel campo difficile, un terreno di gioco particolare, e nella partita contro il Bicè, e poi come stai da un punto di vista fisico? Io sto bene. Come ha detto Peppe, ci sono state tante difficoltà, sia per il campo, sia perché l'avversario comunque era un avversario che si chiudeva molto. E quindi siamo stati bravi a non mollare e a raggiungere il pareggio. Gabriele, allora volevo chiederti, ne scherzavamo prima fuori, che cosa ne pensi dei paragoni con Biancolino, visto che ti paragonano a Biancolino? Premetto che è un paragone importante di uno che ha fatto la storia ad Avellino. Seconda cosa, gli addetti ai lavori riconoscono la tua e le tue grandi potenzialità e il tuo talento. Quanti margini di crescita secondo te hai rispetto al futuro, e che obiettivo ti sei posto per questa stagione? Sono 3 domande. Sono molto contento di essere paragonato a Biancolino, perché per me è un onore. Ho avuto modo anche di parlare con lui, di interfacciarci, di comunicare. Io l'obiettivo di questa stagione è dare sempre il massimo per questa maglia e per questa piazza, perché i tifosi se lo meritano, e spero di fare più gol possibili e di togliermi tante soddisfazioni. L'altra qual era? Che non... Gli
ditta e lavoro insomma riconoscono i tuoi margini di crescita, dicono che devi alzare un po' più la testa in campo, non so se sei d'accordo. Sì, sì, sono contento per tutti i complimenti che mi fanno e per tutte le cose che mi dicono. Il fatto di alzare la testa dipende anche dalle circostanze, sì, devo migliorare su quel punto di vista perché molte volte posso giocare la palla di prima o fare la sponda subito, invece la tengo molto, però queste sono cose che essendo giovane con il tempo si miglioreranno e spero di crescere anche sotto questo punto di vista. Buongiorno Gabriele, la prima domanda è per quanto riguarda questa alternanza in attacco, è produttiva o no? Visto che purtroppo finora non abbiamo visto mai una coppia fissa lì davanti. E la seconda, quanto manca o cosa manca all'Avellino per raggiungere quella maturità e la personalità a cui ha fatto riferimento Brian nel dopogara a Bisceglie? Io sul fatto delle scelte non posso deciderlo io. Sicuramente noi ci dobbiamo adeguare a quello che dice il mister e a quello che ci dice di fare. E quando vengo chiamato in causa cerco sempre di dare il massimo come lo danno tutti i miei compagni di reparto in avanti. Della personalità, io penso che questa squadra ha tanta personalità. Come ha detto Peppe prima, ci sono delle partite dove comunque hai delle difficoltà maggiori, perché il campo, l'avversario che comunque ti conosce, ti studia e si chiude tutti gli spazi. Quindi non penso che sia un problema di personalità, penso che sia un problema di adeguarsi alla partita. E come ho detto, a Bisceglie il primo tempo non ci siamo adeguati molto bene, invece nel secondo abbiamo capito quali erano i limiti loro e siamo riusciti a uscirne fuori. Ciao Gabriele, poco fa hai parlato di obiettivi personali, invece di squadra come obiettivo quale ci proponiamo? Tra l'altro, visto che Giuseppe poco fa parlava della pressione che lui non sente, allora la stessa cosa magari se vuoi dirla tu, perché insomma puntiamo al Bari guardandoci alle spalle, sempre partita per partita, dove possiamo arrivare? La pressione nel calcio si sa che c'è, quindi non è quello il problema, il mio obiettivo è quello di pensare già alla partita di domenica, dopo domenica si ripensa all'altra partita, perché così solo si raggiungono gli obiettivi, senza fasciarsi la testa e pensare a partite che adesso non interessano, visto che domenica c'è una partita importante con il Palermo. Quindi l'obiettivo è adesso fare il risultato domenica e poi pensare alle partite seguenti. Gabriele, buongiorno. Già 3 gol a Bisceglie, si è visto un po' tutto il tuo repertorio. Sei andato a bersaglio, gran lottatore, anche 2 occasioni mancate. Brai ha detto, se trovi con continuità la via della rete, sei un attaccante da Serie A. Allora, immagino che la pressione sia tanta anche per questo tipo di aspettative, però cosa credi che ti manchi per trovare la continuità realizzativa, per essere pure un po' più cattivo sotto porta? Ma io l'ho detto più di una volta, devo migliorare tanto dal punto di vista del gol e della finalizzazione, perché comunque la prestazione viene, però poi la gente la prestazione se la dimentica, si ricorda i numeri che fai, i gol che fai. Sì, devo migliorare soprattutto nel gol, perché poi per un attaccante è la cosa più importante. E spero che con il lavoro e con l'impegno e col sacrificio che metto sempre riesco a raggiungere anche più gol possibili e togliermi soddisfazioni. Ciao Gabriele, senti, tu sei romano, quindi avrai sentito nominare insomma uno dei più grandi allenatori italiani, anche se era svedese, che portò lo scudetto a Roma, vale a dire Nils Lidholm dell'83. Allora Lidholm era uno che praticamente anche un calciatore, Salvatore ce lo potrebbe dire, insomma un calciatore di 30 anni, magari già arrivato, che giocava in Serie A da 10 anni, lo metteva a fare esercizi dal punto di vista tecnico, perché riteneva che la tecnica in un calciatore fosse sempre migliorabile, anche in un calciatore esperto. Ecco, tu che hai appena 24 anni, in realtà insomma secondo me hai grandissimi margini dal punto di vista della tecnica, hai tutto per sfondare, sono d'accordo con Braglia, potresti arrivare addirittura in Serie A, ti ci vuole forse un pizzico di carattere in più e probabilmente ci devi credere insomma. Sì, è normale, tutto dipende dalla testa e tutto dipende da quanto ci credi. Io cerco di migliorare giorno dopo giorno, esercitandomi sulle cose che comunque devo migliorare. E poi, ripeto, quello che conta è quante volte la butti dentro e quindi quello per me è la cosa che mi preme di più. Però piano piano penso che riuscirò a togliermi soddisfazioni anche da quel punto di vista. Altre domande? Sì, arrivo. Entrambi. Il fatto della rincorsa al Bari, che in questo momento è giusto crederci, anche il direttore Braglia lo dicono, insomma noi ci crediamo, da un lato può essere controproducente, nel senso che l'Avellino è comunque in linea con gli obiettivi, perché
secondo o terzo posto, tanto meglio il secondo per la dinamica dei playoff. Non è che poi può essere usurante questa rincorsa al Bari, nel senso che poi arrivate a fine campionato delusi perché non avete rimontato sul Bari e le energie per i playoff poi sono un po' sprecate? Questo è un ragionamento molto futuristico. No, per me è tutto tranne che controproducente, perché anzi è uno stimolo in più per entrare a domenica e cercare a tutti i costi i tre punti. Poi è normale, non dipende solo da noi, noi dipende il campo, poi dobbiamo vedere quello che fa il Bari, quello che succede. Però non è un problema se poi uno arriva terzo, uno arriva secondo. L'importante è dare sempre il massimo e crederci fino alla fine, fino al termine del campionato. Poi al termine del campionato vedremo quello che succederà. Va benissimo, grazie mille. Un secondo, l'ultima domanda. Sì, extra time. Volevo chiederti del Palermo, perché abbiamo chiesto solo a Carriera. L'andata fu una vittoria importante per iniziare a prendere consapevolezza della forza della squadra, però occhio perché hanno pareggiato con la Ternana, quindi diciamo se c'è un insegnamento che ha lasciato la partita di Bisceglie è tenere la concentrazione alta. Sì, sappiamo tutti che squadra è il Palermo, non lo devo dire io. E, come ha detto Peppe, ogni partita è difficile. E noi entreremo in campo con la determinazione giusta, il sacrificio giusto e la voglia di ottenere questi tre punti che per noi sono importantissimi. Però è normale, incontriamo una squadra difficile e una squadra tosta e quindi dobbiamo cercare di non disunirci e di vincere da grande squadra. Una battuta con Peppe Carriero, non so se ti rivedi veramente in una ruspa, come dice Braglia, anche se la Veronica che hai fatto al limite dell'area non ce lo conferma. Ecco. Oh, lascio a voi gli aggettivi per descrivermi, io faccio il mio.